Ciao a tutti amici di iPhoneItalia.com, quest'oggi andiamo a recensire Cut the Rope Time Travel, il terzo capitolo della già famosissima saga di Cut the Rope, prodotto da ZeptuLab e disponibile appunto da questi giorni su App Store al prezzo di 89 centesimi. Partiamo subito col gioco. Come sempre le meccaniche di gioco sono sempre le solite, quindi non dovremo far altro che tagliare la corda per far sì che il nostro personaggio principale mangi la caramella. Ma non è tutto, perché in questa versione avremo ben due personaggi da sfamare. In che modo? Praticamente noi ci ritroveremo in varie epoche, quindi proprio per questo motivo si chiama time travel. Noi andremo a visitare i nostri vecchi antenati, oppure, anzi, per così dire, i vecchi antenati di Onom. Partiamo subito col primo mondo, che è il Medioevo. Vediamo rapidamente invece gli altri: Rinascimento, Nave dei Pirati, Antico Egitto, Grecia Classica e infine Età della Pietra. Per poi, ovviamente, aspettare i futuri aggiornamenti per altri mondi. Partiamo allora dal primo livello, così da goderci anche il filmato introduttivo. Ed ecco fatto, quindi Onom viaggia nel tempo e in questo caso ritroviamo il suo antenato del Medioevo. Come si gioca? Semplicissimo. Swipe per tagliare la corda, così da sfamare i nostri due personaggi. Andiamo avanti, continuiamo a tagliare la corda. Ovviamente i primi livelli sono molto semplici. Andiamo avanti. E dovremo anche effettuare queste combo, così da riuscire ovviamente a prendere le 3 stelle. Continuiamo ad andare avanti. Iniziamo a sfamare il primo. E così via. Quindi, meccaniche semplicissime. Gameplay piano piano, ovviamente è facile, per poi andare via via sempre più difficile. Classiche bolle che ci aiuteranno a sollevare le caramelle. Ho sbagliato, quindi rifacciamo il livello, visto che dobbiamo continuare ad effettuare le combo. E così via. Vediamo insieme l'ultimo livello. Le catene possono essere spezzate utilizzando lame speciali, come in questo caso. Tagliamo ed ecco fatto che abbiamo sfamato i nostri due personaggi. Torniamo velocemente al menu principale. Abbiamo, come visto prima, in questo caso, in questa versione, 6 mondi con un totale di 15 livelli. Piena integrazione con il Game Center. Vediamo le impostazioni. Avremo la possibilità di cambiare la lingua, l'audio, il progresso e così via. In più avremo la possibilità di andare su YouTube per vedere le storie di OnOM e poi chiaramente integrazione anche con Facebook. Tramite questa asticella avremo la possibilità invece di vedere i capitoli precedenti, così da scaricare qualora non l'avessimo ancora fatto. Quindi questo è Cut the Rope Time Travel, vi ripeto e vi ricordo che si trova su App Store al prezzo di 89 centesimi nella versione solamente per iPhone. Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a scrivermi, io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!